C'è un emendamento al milleproroghe approvato al Senato che sembra mettere a repentaglio i fondi destinati anche ad Arezzo per il famoso bando sulle periferie, fondi sui quali si basano molti degli interventi di riqualificazione annunciati dall'amministrazione Ghirelli. È stato Marco Donati a lanciare appunto questo problema sui social. Allora, le cose effettivamente sembrerebbero stare proprio così. Assolutamente sì, c'è molta preoccupazione in queste ore da parte di molti sindaci, da parte di molti amministratori, perché un emendamento al milleproroghe votato al Senato sembra, almeno a una prima lettura, sospendere per 2 anni le convenzioni firmate dai comuni solo pochi mesi fa che dovevano prevedere l'erogazione di circa 1,6 miliardi di risorse da destinare alla riqualificazione di alcune aree degradate delle città. Su questo si fondano i progetti di molti sindaci che avevano partecipato circa 2 anni fa ad un bando che era stato prima finanziato per 500 milioni di euro e quei primi 24 progetti finanziati sono saldi. Poi il governo, su spinta di molti parlamentari, tra cui anche il sottoscritto, aveva deciso di mettere altre risorse, circa 1,6 miliardi, per finanziare tutti i progetti. Oggi sembra una prima lettura che 96 città rischino veramente non vedere realizzati provvedimenti, diciamo, interventi molto importanti che riguardano la viabilità, l'illuminazione, il recupero di intere aree urbane. Ecco, adesso la speranza è che poi quando arriverà alla Camera magari si riesca a intervenire. Sì, perché se gli esiti, come sembrano una prima lettura, sono questi, intanto da spingere l'ANCI a fare una protesta vibrante, sarà oggettivamente opportuno rivedere l'emendamento. Io spero che nella lettura alla Camera si corregga questo errore. Là per Arezzo di un importo che è complessivo di 17 milioni, ma anche di tante altre città che vedevano in questo intervento un'opera importante di ristrutturazione. Credo davvero che se davvero gli esiti sono questi, quelli prospettati dall'ANCI, occorra in qualche modo fare un'opera molto attenta di revisione del testo e intervenire da qui a settembre, quando il testo arriverà in aula alla Camera dopo il voto del Senato, che purtroppo ha visto questo emendamento.